Eccoci in diretta. Allora, stasera saremo in diretta con Arcade Story per parlare di sale giochi, videogiochi, insomma, tutto quel mondo lì. Adesso aspettiamo, scaldiamo i motori intanto. Saluto tutti quelli che stanno arrivando ed ecco qua Arcade. Stasera mi sono dovuto mettere in un Eccoci qua. angolo. Mi sono dovuto, questa sera non sono di solito sul divano, ma mi sono dovuto mettere in un angolo angusto per lasciare. Non ti vedo. Eccoti qua. Ti vedo a scatti. No, adesso forse. Allora, proviamo un po', vediamo un po' com'è. Mi vedi? Ok. Sì, ti parlo un pochino a scatti. Un po' a scatti, vediamo un po', perché ho messo in LTE, provo col wifi, in teoria dovrei avere un buon Io segnale. ho messo Aspetta, in se mai wifi provo, per sicurezza. cioè, provo a rientrare, aspetta, vediamo un attimo, entro Sì, io. vai. Abbiate un attimino di pazienza. Tanto saluto tutti gli amici degli anni Ottanta che stanno entrando. Ciao Pina, ciao Robby, Gianluca. Quanta gente. Vediamo. Mi sono sbagliato. Eccoci qua. Oh, dai. Vediamo com'è. Mi ricevi? Mi ricevete campo base? Sì, Ecco, un aspetta. po' pochino a scatti ancora. Sì, strano, perché Sì. non capisco come mai. Sempre a scatti, mi vedi? No, adesso no. Ah, ok. Avvisami Ogni... piuttosto vedo di mettere di nuovo in Sì, LTE, ma in realtà ogni dovrei tanto ti viaggiare vedo che ti abbastanza blocchi. bene. Sì, speriamo di Sì. non bloccarmi. Vabbè, tu vedi un attimo se poi va, piuttosto tolgo il wifi, però in realtà dovrei viaggiare bene. Buonasera a tutti ragazzi, eh? Buonasera da Michele di Arcade Story e ciao Massimo, grazie per avermi invitato. No, ci mancherebbe. No, poi io vi Guarda, seguo ho sempre con... messo. Dimmi, dimmi. Vai, dimmi. No, Ho io vi detto, seguo mi sono. sempre con grande passione perché essendo un appassionato di videogiochi, chiaramente voi mettete sempre delle cose molto interessanti. Bene, sono contento. Tra l'altro io in onore della tua pagina mi sono messo una maglietta a tema, guarda, te la faccio vedere. Vediamo. Eccola qua, guarda. Meglio di questa, Bella. eh? Io questa sera ho evitato il pigiama, almeno mi sono messo una maglietta nera, perché l'altra sera ero in pigiama ero veramente Proprio inguardabile. dress code informale. Sì, adesso vedrai per la live che farò dedicata ad Halloween, sarà ancora Ci sarà peggio. da divertirsi. Allora, come stai? Tutto Ma parliamo bene? di videogiochi. Ah, sì, certo. Com'è cadi in piedi? Com'è cadi in piedi? Saluto tutti, eh? Ciao, ho visto qualcuno che mi salutava. Certo. Dateci dei feedback nel caso, se Sì, perché io vedete vedo un bene, mi po' ascoltate scatti te, ma bene. non vorrei che fosse colpa della mia Ma wifi, io ti vedo bene, a dire la verità. eh. Boh, a posto. Devi solo, se riesci ad abbassare un po' il telefono perché ti vedo da mezza bocca in su. Ecco, così va molto meglio, così almeno ti vedo Oh. tutto. Perfetto, perfetto. In tutta la mia bruttezza. Al Allora, ciao limite ragazzi, metto ciao. lui. Grande, Mr. Wonder, grande, bene, 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 fighissimo. Mamma Tanta mia, hai tirato fuori un gioco che ogni volta che posto qualcosa. Ogni volta che posto qualcosa di quel gioco lì succede il putiferio perché è questo un gioco piace, piace a tantissimi, è eh? veramente Perché un piace gioco. sia agli uomini che alle donne Esatto, è questo. molto, molto divertente, insomma, neanche, cioè, non è neanche semplice, devo dirti la verità, insomma, non è facilissimo. No, È pieno infatti. di segreti, è pieno di trucchi, trucchetti, insomma, c'è tutto un mondo, un po' anche come Rainbow Island, fa parte di quei giochi che hanno un sacco di segreti, di cose da nascondere, da trovare, Assolutamente. Tutti i eccetera. fruttini nascosti, così. Esatto. Tra Facciamo l'altro, una cosa, io faccio la... dimmi.
Io faccio una domanda a te, tu poi ne fai una a me, così Ah, non ci ok, troviamo. ottimo. Ma Bene, bene, bene. prima di tutto, parla per chi non ti conoscesse dalla nostra parte, cos'è ArcheHistory, cosa fate, com'è nato, insomma, qualcosina su di voi. Ciao, allora innanzitutto premessa, ragazzi sapete che la chat qua sotto corre veloce, quindi saluto chi mi saluta, però insomma se avete delle domande per me o per Massimo scrivetene in direct e poi Massimo le legge così almeno riusciamo a... Assolutamente. perché la chat purtroppo vola su Instagram. Beh, allora Massimo, io sono Michele e faccio parte del gruppo, diciamo che spesso e volentieri ci metto la faccia anche. Di questo gruppo di nel bene e nel male, diciamo, col mio Come cappellino, con i miei pixel pulse qua dietro, insomma. Tra l'altro, ho tirato fuori un'altra cosa in tuo onore, perché io questo dovresti riconoscerlo, insomma, no? assolutamente sì, Michael J. Fox in Esatto. Voglia di vincere, Voglia di tipo. vincere. No, dicevo, sono Michele di ArcheHistory, siamo un gruppo di appassionati di cabinati arcade degli anni 70, 80 e primi anni 90 che con l'inizio del 2017 da un sogno del fondatore che è Antonio siamo partiti e poi lungo la strada si sono uniti individui, tra cui me, e a oggi possiamo vantare una collezione di cabinati originali, quindi stiamo parlando di mobili che hanno 40 anni, 45 anni anche, dipende di che annata. Mobili originali non emulati, siamo arrivati a 300 cabinati originali più o meno. Alla faccia. Molti, sì, sono un po'. Molti li abbiamo importati dagli Stati Uniti. Importiamo anche dei flipper. Abbiamo anche, boh, penso, una ventina di flipper a oggi. Insomma. Un numero considerevole di cabinati, ma lo spirito è quello di condividere questa passione con chi ha voglia di condividerla con noi. Quindi, che siano. Immagino una spesa non indifferente anche. Ma sai, alla fine, quando hai la passione, il portafoglio lo consideri un po' meno. Poi, vabbè, diciamo che noi cerchiamo di mantenerci anche. Vendendo i cabinati su commissione, quindi qualcuno ci dice: ah, mi piacerebbe avere Mario Monte oppure Popeye, e noi lo importiamo dagli Stati Uniti, li sistemiamo e poi glielo vendiamo. Poi diciamo che tramite le varie manifestazioni pre-Covid, noi eravamo presenti a diverse Sì, manifestazioni che ormai, Massimo, il fumetto e il videogioco viaggiano ormai a braccetto, e vuoi non assolutamente. vuoi, l'area retro gaming è sempre più grande in queste manifestazioni. E Piace perché noi, piace a tutti, esatto. spazia perché i giovani che non conoscono sono curiosi di Esatto. provare e insomma quelli della nostra età invece rivedono i giochi dell'epoca che magari siamo passati l'infanzia e chiaramente Vero. corriamo subito a provarli. L'effetto A nostalgia. riprovarli. Ma e quindi insomma, noi siamo questo gruppo, abbiamo aperto la pagina di Facebook, di Instagram, di YouTube, dove facciamo su YouTube delle recensioni, diciamo, parliamo dei videogiochi, dei cabinati. Spesso Antonio è un pozzo senza fondo di curiosità riguardo a molti giochi e molti cabinati, quindi ogni volta quando si tira fuori un cabinato lui mi incanta perché si mette a parlare di tutte le cose che sa, magari aneddoti, e io cerco di assimilare come un giovane Padawan, assimilo queste nozioni. C'è la pagina di Instagram e poi purtroppo il nuovo DPCM ha scombussolato i programmi un po' a tutti, noi non ne siamo usciti illesi Chiaro. perché a metà di novembre dovevamo inaugurare, nonostante abbiamo un nostro spazio ad Arzignano, in provincia di Vicenza, abbiamo creato la nostra sala giochi anni 80, abbiamo creato questo spazio, ma noi volevamo allargarci anche perché è stata accolta molto bene dal pubblico e a metà novembre, in teoria, dovevamo inaugurare la prima sala giochi all'interno di un centro commerciale anni 80, perché la nostra sede è una sorta di circolo, non è aperta sempre, non è un negozio. Certo, Facciamo delle aperture certo. straordinarie, diciamo, testiamo un po' le innovazioni che vogliamo inserire, eccetera, eccetera. Però Anche diciamo che perché ormai le sale giochi non ce ne sono praticamente più. no, beh, ce n'è, però diciamo che sala giochi con
cabinati originali anni 80 ce n'è pochissime, Poche. pochissime, e con pochi pezzi. Noi praticamente entriamo su questo fronte a gamba tesa perché praticamente abbiamo solo quello. Qua Arco dice: Antonio è il dio degli archesi. È vero, ha una È vero. conoscenza incredibile, cioè le sa tutte. Qualsiasi cosa tira Ormai fuori, incredibile. l'unica occasione per entrare ancora in sala giochi è quando si è tipo in posti di villeggiatura, al mare Sì, o è così. Sì, vero, il però ormai bowling. sono stati, diciamo che sono stati sostituiti dai giochi con i ticket per vincere i premi Sì, e perde un po' il sempre fascino. meno. E sempre meno giochi invece videogiochi, ecco, un po' perché la produzione chiaramente è diminuita. Cioè Sì, ma ormai. beh, no, diciamo che allora qua De Oluc, Antonio Pedia, perfetto, proprio calza a pennello. Ma diciamo che in realtà i videogiochi continuano ad essere prodotti, nel senso che in Giappone, ad esempio, e in Italia, il problema, Massimo, è in Italia, perché in Italia ci sono regole un po' diverse rispetto al resto del mondo e diciamo che mettono un po' i bastoni fra le ruote a chi vuole realizzare queste cose. Beh, Noi ci siamo un po' documentati, insomma. penso che il problema fondamentale è che ormai la sala giochi ce l'hai a casa. Ma non è proprio quello, cioè il discorso è proprio che le leggi impongono delle tasse sui cabinati che diciamo che, a meno che non si trova una soluzione che vada bene, non ha senso, nel senso il gioco non vale la candela. Però diciamo che noi Sì. entriamo con numeri importanti i cabinati, quindi diciamo che la spesa viene poi diluita e quindi abbiamo deciso di. È una scommessa in cui Certo, tutti certo. noi di Arcadistori e fortunatamente anche i ragazzi della community credono in noi, credono in questo progetto, ci sostengono e quindi insomma, forti di questo sostegno, ci proviamo con la volontà di riuscirci, ovviamente. Però, insomma, adesso il Covid ha bloccato sta cosa, quindi non sapremo quando apriremo, ma apriremo, ragazzi. Non ci siamo arresi, non ci siamo arresi, apriremo. Però, e sarà una festa, faremo un sacco di grandi cose, ci sono un sacco di novità, poi le svelerò pian piano. Ti dirò io invece Questo. come sono entrato nelle sale giochi. Ah, ecco, sì. Perché infatti volevo farti una domanda in merito. Che Vai, un po' fammi la domanda. è Massimo, perché in realtà è vero, qua non sono nel mio salotto solito, o meglio, la location è questa, ma sono io Ma ospite. tu fai come fosse a Però, casa tua. io solitamente, quando inizia una puntata del salotto, tu sai che insomma il salotto è un punto di ritrovo dove faccio raccontare un po' i ricordi, poi si parla un po' di un sacco di cose in maniera molto informale, però c'è un mantra del salotto che è una domanda in particolare. La mia domanda agli ospiti solitamente è: che cosa ti viene in mente quando ti dico sala giochi? Ecco, questa domanda io la rigiro a te. Allora, sala giochi per me è complicato perché io sono cresciuto in un paese, quindi come puoi ben capire in un paese piccolo le sale giochi non c'erano, cioè c'erano nelle città. E c'erano invece questi bar che si attrezzavano con le prime stanze con dentro i cabinati. Diciamo che magari, figurati, questo qua si chiamava, aspetta che ti sto perdendo, eh. Ok, ci sei? Ti Io ci sono, io ci vedo. sono, ti Ok, ma sento dicevo, c'era bene, ti vedo bene. questo bar che si chiamava Bar Gianni, che aveva Tipo bar dello praticamente sport, dentro insomma, via. un bar dello sport. Sì, perché da un lato c'erano i fumatori incalliti con la gazzetta dello sport che giocavano alla schedina, e in un'altra stanza buia, triste, veramente anche un po' schifosa, c'era questo biliardo e sei cabinati che. Poi, diciamo come un mantra, venivano scambiati una volta ogni 2 mesi. Quindi, Cavolo. quando arrivava il gioco nuovo, era veramente la novità. E Magari. poi ci si doveva ingegnare, per riuscire a spendere. Avevamo pochi soldi in tasca, quindi giocare tanto con spendere pochi soldi. E quindi ti specializzavi, magari, non so, io ero molto bravo a Galaga o a Pac-Man o nei flipper, sono sempre stato molto bravo, e quindi
la monetina la usavo lì perché sapevo che almeno che durava giocavo un po'. 5, 5, sì, durava un po', perché poi oppure facevi in certi giochi ti univi. Faccio un esempio, Track and Field, il gioco delle Olimpiadi che bisognava smanettare, uno smanettava e l'altro schiacciava il tasto per Sì. saltare, per fare il Vero. salto in alto, il salto in lungo, in modo che in due riuscivi ad andare avanti di più nel gioco Quello e che anche a oggi è la fare record. cooperativa, quello che è il Sì. cooperativo quando si gioca, in realtà Allora c'era così. si usava così, Fino beh. a un certo punto che poi anche nel nostro paesino è arrivata una sala giochi. Ah. Vera e propria, questa famiglia qua aveva aperto due sale giochi, una in città e due in due paesi, quindi lì invece avevamo 10-12 cabinati con tutte le novità, magari anche i laser game, Ah, caspita. o i giochi della Neo Geo. Dai, Questo che cos'hai lì? Fa vedere, fa vedere. Mostra è il un Neo Geo po'. Mini. Dai, che forte. Perché Dai, che forte, bello. Ah, beh. il Neo Inconfondibile Geo il era una suono. gran c'erano dei gran videogiochi, Eh sì. ma sempre per il fatto che non avevamo soldi in tasca, ti dirò una cosa che ci sarebbe da vergognarsi a dirla adesso, ma trovavamo anche dei trucchi per giocare gratis. Gratis, beh, vabbè, un classico, anch'io. Allora, ti spiego. Uno era in certi giochi, forse era in Galaxian o in altri giochi spaziali, diciamo così. Sì. Avevamo scoperto, uno della nostra compagnia aveva scoperto che usando un accendigas, Dai. l'accendigas, vicino all'insert coin, Sì? Dai, dava i crediti gratis perché creava un cortocircuito. questa qua non l'avevo mai sentita. Ebbene sì, Mamma mia, altro che hacker! e quindi nella mia Fighissimo. compagnia c'era questa cosa qua che si usciva e si andava in sala giochi nel bar con l'accendigas. Oppure Ma pensate, che poi non è quello che fa la c'era anche. fiammella, quello che faceva la scintilla. Quel Sì, quello c'era la ti, quel là, scintilla perché sì. creavamo un cortocircuito. Ma pensa un po', questa mi è nuova, questa non la sapevo, non la sapevo. Io avevo Questa. scoperto in un cabinato nella sala giochi dove giocavo, io spesso giocavo nella sala giochi d'estate quando andavo giù in Puglia, in questo paesino del Gargano, c'era questa sala giochi, già il nome, già quando arrivavo in quel paese là, quando appena solitamente partivamo di giorno, ma insomma ci si metteva quelle 8, 9, 10 ore, no? Per arrivare, e si arrivava spesso col buio, no? O di sera, e quindi io sapevo che ero arrivato perché vedevo questa insegna luminosa tutta colorata con la scritta Venusia, che era il nome della sala giochi dove io andavo da ragazzino, e c'era un cabinato, tu scendevi le scale, c'era questo salone immenso dove nel centro c'era il biliardo, il calciobalilla. Flipper, no, flipper, sai che non mi ricordo, forse non c'erano flipper, ma c'erano tutti i cabinati intorno, e c'erano dei cabinati che noi abbiamo scoperto il pomeriggio che mettendo 20 lire giocavi, e allora raccoglievi tutte le 20 lire che erano rimaste, insomma, il vecchio conio, che quando ero piccolo io non è che si usassero le 20 lire, non è che ho 80 anni, insomma, No, però insomma le 20 chiaro. lire si trovavano ancora abbastanza di frequente, e anche se non si usavano più. E le mettevi e funzionava. E se non sbaglio, uno dei cabinati in cui funzionava era proprio Street Fighter 2. Quando è arrivato la prima volta, me lo ricordo benissimo. Io andavo alla ricerca di 200 lire sotto i cabinati. E beh, il bello è che li trovavo. E beh, è vero. Vedi, vedi, allora non ci siamo mica messi d'accordo qua, eh. Guarda No, lì. no, però vabbè. Forse la Qua. conversione più ben riuscita in assoluto di Street Fighter 2 per il Super Nintendo. È Sì. assolutamente la più bella, anche a detta delle varie riviste dell'epoca. Guarda, mi ricordo come fosse ieri il numero di Console Mania, dove tra l'altro il caporedattore è stato mio ospite nel salotto, perché Stefano Gallo. Stato 90 o 95, un numero Sì. assurdo, e c'erano i box all'interno dell'articolo dove c'erano scritti i nomi dei personaggi con le caratteristiche, perché sai,
YouTube non è che c'era, quindi tutorial, eccetera, eccetera. Quindi, No, però, c'erano i insomma, trucchi, perché poi c'erano i trucchi, è vero, era c'erano fondo rivista, tip e tricks, tutte ah, le tip e tricks. scorciatoie. È vero, Beh, è era quello vero, proprio per il fatto che anche mi ricordo quando si andava invece nelle sale giochi al mare che invece si usavano i gettoni. Se avevi 5.000 lire in gettoni che erano andati a giocare, però tu dovevi cercare di capire effettivamente dove era una riuscivi a giocare, risorsa. perché poi io mi ricordo che ero affascinato e ancora adesso sono appassionato dei giochi dei laser game come Space Ace o Dragon Slayer, così, però Allora devi costavano venire a trovarci, tantissimo. devi venire a trovarci. Sì, Quando sarà tutto perché aperto, vieni perché assolutamente. abbiamo un discreto numero di laser game, anche di diverso tipo, quindi mobili Atari, Cinematronics e Sidam, quindi insomma abbiamo Solo diverse che versioni di Dragon Slayer, Space Ace, Escher 1000, insomma ok, ce n'è, sì. quando li faccio vedere adesso a mio figlio non capisce, ma per allora che viaggiavamo veramente in pixel, il vedere un cartone animato che Caspita. interattivo era una roba incredibile, cioè noi viaggiavamo con giochi come questo, cioè, Guardala! quindi Figa! quando avevamo le cartucce di questi giochi qua era già tanta roba, invece quella fu proprio la Caspita! rivoluzione. Beh, tieni conto che comunque alla fine Dragon Slayer, lo dicevo forse con Angelo Maggi l'altra volta, era a fianco di Pac-Man, cioè stiamo parlando di un Sì, è Pac-Man quello. cioè, contro un video. Poi dal punto di vista del gioco in sé è Sì. abbastanza insomma, giangolante, c'è ragione, ma no, Sì, giangolante era gestionale. è abbastanza controversa perché c'è chi non le definisce un gioco, c'è chi invece lo adora, c'è chi dice no, è solo una bella storia, ma hai poco di interazione. C'è poco. Caspita, c'è poca interazione. Oh, Mosè, buonasera, Mosè. Bene, qua vedo un po' di ragazzi dei miei che lo zoccolo duro. E Ma quindi, sai cos'è? insomma. Poi il fatto che sì, comunque lo standard dei giochi era quello, e poi magari c'erano i primi giochi dove si usava la pistola, Vero, ad vero, vero. esempio i laser game con la pistola erano molto carini anche quelli. Sì, c'era quello ambientato, adesso mi sfugge il nome, quello ambientato nel West. Mad Dog McCree, Esatto, Matthew McCrea, con esatto. un doppiaggio in italiano che era terribile. Beh, vabbè, insomma. Beh, comunque è una bella fetta, una bella fetta. E poi in realtà hanno continuato a produrli i laser game, però hanno preso poco, poi erano Beh, troppo ma delicati, i lettori se si tu pensi, spogliavano. ancora oggi ci sono dei videogiochi per PlayStation 4 che Sì. sono molto giochi interattivi, dove tu devi fare delle scelte e dove praticamente giochi quasi pochissimo, ma è più guardarti il film. Ah, sì, Diciamo beh. story novel. Sì, beh, c'è, aspetta, Become cos'è? Human, ad esempio, Detroit Esatto, Become become Human esatto, Detroit. è molto un laser game, se ci pensi. Qual è quello dove c'è William Defoe? Che come personaggio, Ok, William sì, Defoe è sempre la stessa azienda. è. Ah, non mi ricordo il Sì, comunque titolo. vedi, alla fine quei giochi lì resistono, quel tipo di giochi. Bisognava Sì, sapere tutte le cioè, le mosse a mosse a memoria. memoria. È Ah, io ti vero, dirò una Pat. cosa, ma un altro trucco che noi facevamo quando eravamo in sala giochi laser game, ci facevamo dei quaderni con le mosse e uno ti dettava le mosse. Beh, però, cioè. Però ha senso, cioè quello che stai dicendo ha senso, perché in realtà, cioè, quello che noi vogliamo ricreare, noi come Arcade Story, sia attraverso i social, ma poi ovviamente i social servono solo per avere contatto con tante persone e potersi scambiare un sacco di opinioni, ma poi noi puntiamo sul concreto, cioè noi non parliamo di aria fritta, noi quei dati ce li abbiamo davvero e li vogliamo far usare, cioè il concetto è quello. Il bello della sala giochi, che era un luogo di aggregazione, è vero che forse non era il luogo più salubre della terra. Siamo d'accordo anche perché i cabinati con le bruciature di sigaretta che troviamo quando portiamo i container, te li raccomando. Però comunque era un luogo di aggregazione. Cioè, quando tu entravi là dentro, Assolutamente.
andavi in temperatura per poi fare serata, però No, ma andavi anche lì e giocavi. semplicemente era proprio anche il punto di ritrovo, dicevi, ci troviamo in sala giochi alle 9. Sì, Era quello. è vero, era il punto di... Sì. Scusa, io mi Noi avvicino avevamo che, una. ragazzi, sono senza occhiali e purtroppo devo Ah. avvicinarmi, se no non leggo niente. La stanza del tempo era la stanza del Sì. tempo e dello spirito. Mosè, tu sei troppo orientale come mentalità. Mosè Ma poi. sarebbe il nostro inviato dal Giappone. Ah, Dovrebbe sapere, ok. ci voleva metodo, giusto, Pax? Sì, Esatto, come ha detto assolutamente. I Massimo. riflessi. Esatto, ci voleva Riflessi metodo. visivi. E poi costava C'era, di ad più, esempio, eh. uno della mia compagnia, ad esempio, che invece lo odiavamo perché lui era bravissimo nei videogiochi. Quindi, quando lui si posizionava sullo sgabello in un videogioco, voleva dire che tu a quel gioco lì non ci giocavi tutta la sera. Ah, cavolo. E allora Cavolo. intervavamo da dietro per fargli tutte le distrazioni possibili per farlo morire. Con Cioè, l'handicap, ti giocava dico, con era l'handicap. talmente assurdo che a volte c'era quello della sala giochi che era pronto a tirare giù la Claire e lui era ancora lì a giocare. Ma dai, a caspita, Cioè, lo manico di odiavamo. brutto. Eh beh, Aveva ma fatto c'era. il record italiano a Nibbler. Ma dai, caspita, hai capito? Sì. Hai capito? Aveva dovuto, il Beh, proprietario aveva tolto la corrente. pensate, Nibbler, che poi Nibbler era un gioco. Insomma, Nibbler, per chi non lo conoscesse, ragazzi, Serpente. era, diciamo, lo Snake che si trovava sul Nokia 3210, per intenderci. Sì, Rimanendo in però ambito era tosto, 80-80, eh. era tosto sì, Era era tosto. tosto sì. Beh, tu hai accennato a una cosa importante che non è da sottovalutare, la gestione della risorsa moneta. Cioè, tu hai detto bene, tu quando entravi in sala giochi e c'erano nelle sale giochi grandi 30, 40, 50 cabinati. Non è che tu entravi e buttavi il gettone dove coio coio, ma insomma le risorse per insomma, la maggior parte delle persone erano limitate o comunque erano insomma, non esagerate, quindi per giocare dovevi comunque Assolutamente. ponderare, no? Dovevi buttare il gettone. Anche perché cioè, se io proprio personalmente, mettevo due gettoni, perché Dragon Slayer andava a due gettoni, mettevo due gettoni in Dragon Slayer, facevo neanche 30 secondi e finivo il film. Cioè, finiva la partita. Quindi, ad esempio, io personalmente giocavo un mio gettone preferito, o meglio, il cabinato che si meritava sempre un mio gettone ogni volta che entravo in sala giochi era Double Dragon. Quello è uno dei cabinati Ah, dove anch'io. ci ho buttato e poi giocarlo in doppio mi divertivo come un pazzo. Era veramente Sì, tutti i bello. giochi di Poi combattimento in doppio, Final Fight, esatto. così erano molto belli perché comunque. Golden Axe, ad esempio. Ah, è vero, anche. Sì, erano quei giochi in Perché cui se comunque quando entravi in sala in due giochi riservavi collaboravi, perché sempre. poi Esatto. collaboravi perché magari avevi le pozioni da lanciare e dicevi dai, vai. Sì, Così nei la tengo momenti. io un po'. Esatto, è vero, anche Golden Axe, Sì, è vero. Tra l'altro abbiamo anche il cabinato originale di Golden Axe, noi. la strategia anche in quei casi lì, oppure anche i giochi del calcio, È semplicemente. Io vero, mi ricordo vero. che c'era Messico 86 Sì? che riuscivi a fare gol sempre nello stesso modo. Vabbè, sì, c'erano dei pattern abbastanza ripetitivi in molti giochi. Ma come mai in quel Domanda, periodo una domanda. più film era bello? Aspetta, come mai in quel periodo più un film era bello e più il videogioco ufficiale faceva cacare? Sì, beh, allora, Non diciamo era sempre così, le non era sempre conversioni. così. No, diciamo soprattutto le conversioni casalinghe, perché io mi ricordo che c'era la Ocean che faceva soprattutto conversioni per, non so, Commodore Casalinghe. 64, Spectrum, così, erano veramente terribili la maggior parte, però Beh, in alcune. sala giochi io ho delle ottime conversioni. Una su tutte è Robocop. Robocop è Robocop, bello. un gran bel cabinato ed è anche un gran bel gioco. Difficilotto, ma comunque un gran bel gioco. Sì, Alien, anche anche molto bello. Alien, Terminator. Terminator, il cabinato quello dove spari. Zoe Con spari, Neo. sì. Ce l'abbiamo, tra l'altro Terribile. abbiamo fatto, non so se hai visto il post di qualche giorno fa, abbiamo fatto coppia perché abbiamo preso anche il flipper di Ho Terminator visto, sì. 2.
No, tanta roba. Bellissimo quello. Però effettivamente c'erano anche delle conversioni. Willow, ad esempio, noi abbiamo il cabinato, era un kit di conversione, non è un cabinato proprio originale, Sì, c'era il kit di conversione. Willow è anche un bel gioco, e se non sbaglio, quello di Willow era Superman uno è di quei giochi. vero? Anche Superman, chi è che l'ha detto? Sì, era bello, mi ricordo. Sì, è Mose. vero, sì, Mose, sì, anche Superman. Era Poi tra molto, sì, era l'altro. carino. No, ma ce n'erano. Poi sì, c'erano delle No, poi schifezze c'è Fake, sì. Terminator per Game Boy, incredibili. fantastico. Il Game Boy, tanta roba, tanta roba. La mia prima Aspetta, console portatile. Willow era il più bello del scusami. gioco che il film. Non è vero, non dire così, Manolo. No, unboxato ce l'hai, pure conservato bene. Hai capito? Però, io ce l'ho, la scatola ce l'ho, però non è in così buone condizioni. Il Game Boy sì, invece, anche se l'ho sfruttato, nel senso l'ho usato parecchio. Io ci ho perso Ti ho Street detto, io Fighter. compro molti, molti Eh sì, ricordo, videogiochi. mi hai detto, bello, bello. Ma poi Ma sul Game Boy, non ci ragazzi, gioco l'avevo. neanche, poi non ci gioco neanche perché alla fine è più una malattia, perché poi gioco con con la PlayStation 4, non è che No, beh, non è così. io devo dirti, vabbè, diciamo che ultimamente mi rammarico poco tempo per giocare, sia con. Aspetta, vediamo se riesco a fartelo vedere, vediamo un po', eh. Cambia inquadratura, ma è buia, quindi non garantisco. Qualcosa dovresti vedere, vediamo un po'. Ah, il cabinato, Eccolo sì, lo vedo. qua, ecco, Eccoli di lì. fronte a me c'è il cabinato, un fotoscheda degli Mi anni sembra 80. giusto. E quindi, insomma, Se ho cercato, vuoi te però. lo giochiamo noi. Tu non parlare che anche tu ce l'hai un cabinato, The Oluc, Sì, insomma. ma io guarda che purtroppo qua ti dico molte, ma arrivano. E non, aspetta, eh. E non ne ho neanche. Questa qua questa qua mi è arrivata da poco. E non ho ancora ce l'ho Facci provata vedere, solo. facci vedere. No, che figata! Sembra anche ben tenuta. Sì, e Cavolo. con Cosa c'è dentro? Tron. Dai! Ma dai, pensa te. Ma sai che non so com'è la conversione. Guarda, è giusto. No, vabbè, una quantità di pixel incredibili. Ah, certo. Ma sai, oh, ciao Simone. Ma sai cosa, Massimo? Tron, a caso hai tirato fuori un qualcosa che ho delle cose interessanti da dire, perché ieri, a parte che domenica, vabbè, io esco. Domenica ho visto Tron Legacy con mio figlio, però Bello. gli ho fatto vedere il Tron originale anche, quindi ho visto tutti e due. E fatto Gran vuole cosa. che, come ti ho raccontato, il tempo utile per lavorare ad Arcade Story, a ciò che tutti voi vedete. È la notte, io la notte mi metto spesso e volentieri, faccio le ore piccole, e qualcuno che c'è in chat lo sa, perché spesso e volentieri gli scrivo a orari improbabili. Ma giusto ieri sera stavo guardando il video di forse un annetto fa, che ha girato Antonio, perché noi ne abbiamo restaurato uno di Tron di cabinato, ma ne aveva comprato un altro ben tenuto da. Cioè, praticamente come se fosse nuovo, autografato dall'autore, dall'attore, non dall'autore, dall'attore che ha impersonato Tron. Ed Ma dai. è Tron forse. Allora, guarda, io in questo, diciamo, io ero follower di Arcade Story. È nata così diciamo, la Ah. conoscenza e l'amicizia con Antonio. Io sono follower, ho preso un cabinato da lui, siamo diventati amici. Lui ha detto: Michele, quanto parli tanto, potresti essermi utile. E mi ha coinvolto Hai unito l'utile al Esatto. dilettevole. E da allora di cabinati originali ne ho visti veramente tanti. Più di quanti ne avessi visti quando ero ragazzino. Anche perché la storia che Beh, ti ma è raccontavo, normale. poi sai, come hai detto tu, anch'io vivo in un paesino e comunque. I miei non mi lasciavano, io sono nella provincia di Torino, i miei non mi lasciavano girare per Torino quando ero piccolino, e quindi i cabinati vedevo sempre quelli di una realtà di paese. Con Antonio ho avuto la fortuna, e con Arcade Story ho avuto la fortuna di vederne, boh, non so neanche io dirti quanti ne ho visti. Ma poi quello che parlavo in altre occasioni, non solo di videogiochi, ma
in genere di memorabilia o di oggetti, diciamo, del passato, i casi sono due. O uno è per un fatto di passione, chiaramente, perché sei appassionato di una certa cosa, come può essere anche la moda, oggetti, no? Così, oppure anche perché magari ai tempi non te lo Pazzetto. potevi permettere. Vero, vero, Cioè, vero. per dire, io penso ad esempio a tutte le console che ho comprato, non so, dall'Atari VCS al NES, Super Nintendo, Nintendo 64, cioè, comunque sono tutte console che ai tempi non mi sarei mai potuto permettere. Beh, Cioè, sì, comprarle avevo. tutte era dispendioso. Era impossibile, avevo il Commodore 64, però al momento che ho avuto il Commodore 64 ho comprato l'Amiga, Ah, per dire, ok. era un facevi un passaggio, ma era difficile che tu, uno in casa, avesse 20 console. Invece oggi il collezionismo, e poi se uno vuole veramente può spendere anche poco, e fare dei buoni affari, basta girare Sì. mercatini, guardare su eBay. Tu mi insegni che è l'occhio lungo, eh? Giusto, Massi? Quell'Intellivision lì, ad esempio, questo Intellivision qua funzionante, perché l'ho provato e tutto così, l'ho pagato 30 euro. Capito, cioè, Cosa da non dire assolutamente. ma sai cosa? In realtà il discorso è che o le compri in maniera diluita, nel senso che Ma anche sì. io adesso ho un discreto, poi vabbè, ci sono youtuber, tra cui anche youtuber che conosco personalmente, Dadobax, insomma, Francesco Miceli di Parliamo di Videogiochi, che hanno una quantità di console incredibili, però giustamente molto spesso, no, i follower dicono: Ah, oh, Madonna, quanto spendi, quanti soldi hai? Però in No. realtà io stesso, vabbè, io sono più grande di tutti questi youtuber che ho citato, però in realtà nonostante abbia un discreto numero di console, le ho comprate quando sono uscite all'epoca, nel senso che io la Ok. PlayStation 1 che ho, l'ho comprata quando è uscita la PlayStation 1 all'epoca. L'unica console che ho ricomprato perché ce l'avevo ed è stata, questa l'ho comprata proprio in pieno effetto nostalgia perché ero molto affezionato. Ma quanto spendi? Cioè, no, tu quanto spendi? Io, Lascia Luke. stare. No, in realtà l'ho comprata. No, cos'è quello? No, Operation Wolf. Grande, anche quello, grande titolo. Mizzica, cosa tiri fuori, Massi? C'hai delle perle allucinanti. Io pensavo che le perle ce le avessi solo in 45 giri e 33 giri, invece no, No, no. tanta roba, tanta roba. E Però tu quindi pensa che uno magari dice, cioè sono cartucce che io pago magari 5 euro. beh, ma sai, comunque c'è sempre l'occasione. No, ma poi quello che dicevo, il collezionista, quello che vuole invece la cosa boxata, quella Ah, beh, scatola, ok, chiaro, chiaro, il chiaro. Game Boy ce l'ho boxato, è stato un regalo quello, tra l'altro, che mi hanno fatto. Ma Ciao Alex. normalmente non me ne frega niente, perché secondo me, cioè, i videogiochi vanno giocati. Cioè, se io devo prendere un Concordissimo con videogioco te. e metterlo in esposizione a Ma prendere della sai, in polvere. realtà, Massi, dipende dallo spirito, nel senso che perché ci sono, ciao Harry, qua ci sono un po' di amici. Ci sono delle persone che acquistano, magari per dire, guarda, ti faccio un esempio che ho compreso benissimo. Demi Lazzarin, no? Che è questo omone super muscoloso che ho avuto il piacere di avere in live, è anche un appassionato di videogiochi, molto appassionato. In realtà è prima appassionato di videogiochi e poi palestrato, è andato così il suo percorso. Mi diceva che lui, diciamo, da adulto, compra le console o i giochi in due versioni, una da giocare e una da tenere. Però questo è Sì, un no, ragionamento che si può fare allora lo posteriori, capisco, però, magari io, ok? però lo capisco perché io sono, te dicevo, sono appassionato di musica e mi capitava dello stesso disco di David Bowie di comprarne quattro versioni diverse. Perché c'erano le variant. E quella colorata, quella rossa, quella gialla, quella giapponese, Che così. E figo! quelli sono, ce li ho chiusi, per dire. Quindi effettivamente è così, però poi dopo ho la versione che ascolto. Chiaro. Beh, vedi, Quindi ecco, quello che alla tu fine fai. l'oggetto va utilizzato, secondo me, comunque in ogni No, caso. io personalmente sono d'accordo con te. Infatti, le mie console
sono tutte usate, le scatole ce le ho, ma non sono stato a curare. Ecco, forse quello che io faccio come collezionismo è più legato alle action figure. Ecco, quello sì. Nel senso che quello la lascio, sì, le lascio nella collezione. No, vedi, The Hollug dice del tipo, se costa poco lo prendo. No, se non è il fatto se costa poco lo prendo, cioè deve piacermi, per dire. Io quando ho visto, non so, Defender of the Crown, che era uno dei miei giochi preferiti dell'epoca, avevo un buon prezzo e l'ho preso. Chiaro, se questo mi ha venduto a 10 euro l'ho preso, se mi diceva te lo do a 200 euro, dicevo no, ma tienitelo. Anche no. Ok, diciamo, non ti fai trasportare dall'effetto nostalgico. No, tipo, ti faccio un esempio, Super Mario, questo, io ho pagato 10 euro, su eBay tranquillamente lo trovi a 25. Ah, ecco. Cioè, è la stessa roba, non è che dici, sì, anche, no, è diverso. Anche, no, The Hollug diceva, sì, deve piacermi. Sì, sì, ok. Sì, deve piacermi, perché sennò... Cioè, non è che tanto per comprare, perché sennò ci sono anche un sacco di videogiochi che fanno schifo, non è che devo averceli tutti per forza. No, però magari quelli che dicevo... Però, io lo comprerei. Non ce l'ho qua, se no te lo tiravo fuori, ma ce l'ho. Lo so. Cioè, ecco, quello non dici che l'hai preso perché ti piaceva, però, No, mi faceva schifo, però sai cos'è? Guarda, ti dico, quello lì l'ho preso in Inghilterra, l'ho pagato 7 sterline. Ecco, quindi un affare, direi. Cavolo, direi di sì. Però l'ho usato un nostro evento che noi facciamo, comunque degli eventi dedicati anche video al mondo dei videogiochi più moderni così, e avevo detto venite a giocare al gioco più brutto della storia, una delle pubblicità. Perché è terribile. È vero, è terribile. Parliamo di musica anni 80. Io nelle storie massimo c'era l'abbinamento videogiochi e musica anni 80. Se pensi, tante cose dei videogiochi anni 80 sono diventate musica oggi. Ci sono le band 8 bit. Certo, diciamo c'è tutto un filone di musica chiptune che viene fatta con le console. Sì, chiptune, io mi ricordo i tempi con l'Amiga, riuscivi a fare delle cose incredibili di sequencer, poi dopo, sai, da lì in poi, anche se aveva avuto più successo la Atari ST perché aveva il MIDI incorporato, e poi lì dal Mac in poi. Diciamo che i tempi, il sonoro era quello che era, quindi... non è che potevi mettere delle colonne sonore nei videogiochi, c'erano delle belle musiche. Caspita, se tu pensi, R-Type, ad esempio, sì. Se tu pensi Double Dragon, Final Fight, Street Fighter, io sto citando giochi tutto sommato abbastanza recenti, comunque metà anni 80, però voglio dire. Le musiche erano una componente molto importante nei videogiochi, soprattutto nei videogiochi dove la fantasia doveva farla da padrone. Ti direi una cosa magari diversa, poi che la musica con i videogiochi si abbinava grazie al jukebox, perché comunque noi ad esempio nella sala giochi c'era il jukebox che andava sempre, quindi tu giocavi al videogioco e sotto avevi Guns N' Roses che andavano. Guarda, Berserk, che Alex, un amico, Michele nelle storie mette fantastiche colonne sonore. E guarda, mi fa piacere che comunque lui l'abbia notato, perché Massimo, io sono cresciuto con due fratelli che sono molto più grandi di me. Io sono del 79 e il mio fratello più grande è del 70. Quindi io sono cresciuto con comunque già in casa, già da piccolissimo, con la musica disco anni 80, in pieno proprio, no? E quindi sono appassionato, cioè io ascolto quella, ascolto rock vecchio, metal vecchio e disco anni 80, ok? Poi vabbè, ascolto anche qualcosa di recente, però. E nelle storie io le vado a cercare proprio, perché magari quando parlo di un videogioco, quando mostro un'immagine, quell'immagine mi evoca delle sensazioni e riesco ad associarla a delle canzoni che nell'epoca io ascoltavo da piccolino. E quindi la musica io la utilizzo in questa maniera, la musica anni 80. Certo. Però è vero, comunque la,
Meglio di quello non c'è. No, vabbè, dai, no. Ogni epoca ha le sue perle e le sue pietre. No, assolutamente. Io sono... Luci, c'è tantissima musica buona anche oggi. Esatto, anzi, no, vabbè. Diciamo che proprio per la possibilità è più facile fare musica oggi. Perché adesso, volendo con un sequencer e la creatività... ti puoi fare il tuo canale Spotify e mettere la tua musica. Ai tempi comunque era molto più complicato produrre un disco, trovare chi ti ascoltasse, perché poi comunque che ne uscivano vincenti erano in pochi. Abbiamo visto negli anni 80 tante meteore, ma poi quelli che sono rimasti nel tempo sono pochissimi. Beh, comunque Massimo, veramente pochi. Chi dei nostri anni non ha adesso dei giorni nostri non lo so, ma chi è nato insomma tra gli anni 70 e metà anni 90, fine anni 80, non ha suonato in un garage con un gruppo? Cioè era una cosa, non è mai suonato, neanche mai voluto fare parte di una band. Ho fatto il DJ per 25 anni. Vabbè, cioè, è vero che hai lavorato in radio anche, allora. No, però dico, era comunque il fatto che tu dicevi era difficile ascoltarsi, difficile trovare chi ti ascoltava. E infatti c'era un brulicare di gruppi che suonavano a tutte le feste di paese, nei localini più sperduti, proprio per, insomma, perché c'era questo desiderio di... Tra l'altro De Oluc citava... quando ha detto se parliamo di musica anni 80 mi viene un gruppo in mente, vi dico solo Highlander e Flash Gordon. Beh Queen. Tanta roba. Beh, Queen assolutamente, per me i Queen sono finiti con la morte di Freddie Mercury. Quello parliamo che c'è adesso, non sono più Queen. Parliamo di vinile da mixare in discoteca negli anni 80. Beh, caspita. Ma sai, i vinili degli anni 80 c'era una grossa difficoltà, perché quando io ho iniziato a mixare a 15 anni. Cavolo! E ai tempi no, chiaramente non potevo permettermi i Technics, quindi avevo i Pioneer con Acinghia, che rallentavano, o andavano troppo veloci e rallentavano, quindi mixare era molto complicato. E anche nelle prime anche nelle discoteche era così, perché comunque erano le discoteche ai tempi che compravano i dischi e i giradischi, quindi non era così facile lavorare ai tempi. Chiaramente è cambiato, oggi è molto più facile, adesso anche una scimmia potrebbe mixare, come dico io. Beh, io non sono capace, non mi sono mai cimentato, però insomma i mezzi... c'è la parte tecnica, dire... cioè... Sì, beh, ma poi basta dire questo, Massimo. Adesso con un telefono puoi fare dei video e montare dei video assurdi. Assolutamente. Quindi in realtà già solo basti dire che i video che metto io, lì per il momento vengono tutti fatti col cellulare, montati col cellulare, quindi effetti, eccetera, eccetera, quindi... Aspetta, c'è una domanda. Qual è la colonna sonora vostra preferita di quale videogioco? Per me è Bubble. Ah, ma dai. Ah, gioco storico, sì. Caspita. Gioco storico. Bubble, assolutamente. I draghetti più famosi del mondo, direi. Mi viene da dire, i draghetti del mondo dei videogiochi sono i draghetti più conosciuti addirittura di Yoshi, direi. Sì. Di Yoshi, di Mario. Io, ma sai che caspita, la colonna sonora, io credo che nonostante io abbia un amore particolare per Double Dragon, anche molto affettivo, penso che le musiche che preferisco di più siano, non tutte, ma di almeno due o tre livelli, se non la musica di intro, quella di Street Fighter. A me viene, ti farò ridere, adesso che guarda, non mi sono preparato nulla perché sennò mi mettevo il Game Boy qua vicino, mi viene la pelle d'oca ogni volta che accendo la cartuccia, perché io ho la cartuccia di Street Fighter 2 per il Game Boy, mi viene la pelle d'oca ogni volta che lo accendo, perché c'è una sequenza, proprio quando scende la scritta Capcom, che fa quel campanellino,
E poi parte quella cascata di note con, diciamo che in sala giochi c'erano i due che si scazzottavano e poi il palazzo con in cima che scala con Street Fighter. No? Drone X-Fly ha citato Monkey Island 2. Vabbè ragazzi. Ecco, vi consiglio, se amate i videogiochi, non è pubblicità perché la rivista è inglese, non ci guadagno niente, però vi consiglio questa rivista che si chiama Retro Gamer, che secondo me è l'unica rivista serie che c'è, il mio edicolante di fiducia me la conserva, e qua si parla anche di giochi arcade, un po' di tutto. Questo numero è dedicato a Monkey Island. Tanta roba. Ecco, anche lì, ragazzi, cosa avete tirato fuori? Ma lo sapete? Io ho incastrata nella testa la canzone di New Zealand Story. Ah, bello, New Zealand Story. Sai che non ce l'ho in testa? Cioè, il gioco lo quello so. Quello dei kiwi, del pulcino. Ce l'ho in testa, però non è, la musica non me la ricordo. Sì, i kiwi, quegli uccelli che non possono volare, insomma. L'unico, i veri DJ erano quelli degli anni 80. Vabbè, a me Castlevania del NES e Turtles. Castlevania, io di Castlevania devo dire, non mi picchiate ragazzi, ma io di Castlevania mi ricordo solo Symphony of the Night per la PlayStation. Non sono mai stato appassionato di quel gioco lì. Ma io i platform in generale li giocavo. Symphony of the Night era un gioco che spaccava il cervello perché aveva delle mappe assurde. Mi ricordo che ci giocavo con la guida di PSM, una rivista con delle copertine allucinanti fatte da disegnatori fighissimi. No, neanche quello arcade, Mosè, neanche quello arcade non mi ha mai entusiasmato, devo dirti la verità. Però ripeto, le musiche di Street Fighter, poi il livello di Guile o il livello di Ken sono veramente, per me sono il massimo, senza tenere conto dei livelli anche. Volevo chiederti una cosa riguardo quando tu hai visto il, diciamo, non il decadere delle sala giochi. Ad esempio, per me è più o meno corrispondente all'uscita della PlayStation 1. Sì, beh, perché, perché lì avevi Tekken a casa. Il gap si è venuto ad assottigliare notevolmente. La linea che divide la sala giochi dalle console domestiche ha iniziato. Sì, con la PlayStation 1 ha iniziato ad assottigliarsi. Sì. PlayStation 1 e Saturn, diciamo, erano i due. Sì, perché prima parlavamo di conversioni. Prima, sì. Magari trovavi il gioco convertito per Super Nintendo, Nintendo 64, così. Invece lì eravamo arrivati al punto che il gioco che era in sala giochi era lo stesso che avevi a casa. Sì, beh. Quante volte capitava di mettere una cartuccia? Scusa, che mi perdo nel leggere perché sì. Sto scrivendo un sacco. E mi sì, Monkey Island Anthology esce il 30 ottobre, costa un bel $160. Ho capito. Bella anche la musica di Tetris. Ah, beh, sì, anche la musica di Tetris. Beh, Tetris era, te lo sognavi di notte, Tetris. È vero. Tra l'altro l'ho finito io, sul Game Boy l'ho finito. Ah, anch'io. Con lo shuttle che parte, ti ricordi? Che sì, figata. Bellissimo. Che figata. Bellissimo. Sì, comunque, diciamo che spesso e volentieri quando infilavi la cartuccia dicevi, caspita, questo è quasi vicino a quello da sala giochi. Questa grafica è quasi come quella del cabinato. Sì. Il cabinato era il punto di riferimento. Diciamo che i giochi graficamente più belli in sala giochi, così a getto, che mi vengono in mente, sono comunque legati a Neo Geo. Adesso così a botto mi vengono in mente quelli, perché spesso quando beccavi un cabinato Neo Geo 90 su 100 c'era un gioco figo dentro. Io stamattina ho messo nel buongiorno di Arcade Story Neo Turf Master, che era un bellissimo gioco di golf, ma mi viene in mente Metal Slug, Art of Fighting. Poi qua abbiamo un cultore di Neo Geo, Mosè, è uno che picchia forte sui cabinati Neo Geo originali, quindi poi a Tokyo non ti dico, Massimo, cosa non c'è. E quindi lì ce l'hai Neo Turf? Sto guardando, non mi ricordo. Questa. Beh, comunque aveva una marea di titoli fighissimi. E quindi vabbè. Sì, effettivamente l'arrivo
l'arrivo della PlayStation o del Saturn, comunque hanno iniziato a Virtua Fighter per quanto riguarda il Saturn e Tekken per quanto riguarda la PlayStation, insomma, hanno sancito, diciamo che è il paletto da cui poi, eccolo la Metal Slug, vedi? Il paletto da cui poi c'è stato un po' un cambio, anche se mi permetto, qualcuno è riuscito a finire Frogger. No, non lo so, non lo so se Frogger ha una fine, non ho idea, Secondo me non andava in perché è a loop. No, punteggio, quindi non penso, esatto, però mi ricordo andava in l'originale di loop. Frogger. Però aspetta, però leggendo Frogger mi è passato di mente quello che volevo dire. Pazienza. Sì. No, ecco, no, dicevo, una cosa che però, e proprio con Mosè ne parlavamo un po' di tempo fa, quello che ti dà il cabinato a oggi non te lo dà nessuna console, a parte Beh, chiaro. la realtà virtuale, quella del Vabbè. Oculus, eccetera, c'è adesso Half-Life, come si chiama? Half-Life, l'ultimo che è arrivato, che vendono tutto il kit con le varie Sì. telecamere, eccetera, eccetera. Però la sensazione, cioè l'immersività in un videogioco ce l'hai solo se giochi col cabinato. E non, cioè, io, sarà che sono di parte, ma fatevi una partita a Outrun Deluxe sul Ah, cabinato beh, chiaro. Deluxe, quindi Cockpit azionato idraulicamente dai pistoni, e ditemi poi se è meglio giocarlo lì o è meglio giocarlo sulla PlayStation No. 5 seduti sul divano. La grafica sarà bella quanto volete, ma la sensazione, quello, Beh, chiaro. oppure giocare a Tron, È ad la, esempio. diciamo, se vogliamo fare un esempio, è come vedere un film alla TV e vederlo al cinema. Guarda, hai centrato perfettamente, è proprio il paragone calza. Cioè, Cioè, non esiste. Se tu vuoi vedere Star Wars al cinema e poi te lo guardi sì, in puoi avere Blu-ray, in streaming, l'impianto, esatto, ma non è la stessa ma non cosa. esiste. Giocare ad Afterburner nel cockpit Deluxe, quello che si muove, è un'altra cosa. E sto parlando di giochi vecchi, cioè giocare a Sì. Centipede. O ultimamente siamo andati, questo sabato siamo andati. Sabato scorso siamo andati a intervistare un artista che negli anni Ottanta era famosissimo perché praticamente quasi tutti i cabinati che circolavano in Italia, le grafiche dei cabinati le aveva fatte lui, su licenza Ma dai. Namco, piuttosto. Sì, è un personaggio. Vedrai a breve l'intervista se Ah. Damiano, quando Damiano, il nostro aiutante cameraman che lavora per Niente da Dire, collabora, finirà di montarlo, vedrai un'intervista, te la consiglio, in consiglio a tutti di poi di vederla. Perché sarà interessantissima, degli aneddoti incredibili. Però quello che volevo dire è che comunque il cabinato originale, giocare a centipede o centipide, come in realtà si doveva chiamare negli Stati Uniti, con la trackball, non è come giocare col joystick. Io sul mio cabinato qua davanti ce l'ho, centipede, ci gioco col joystick, ma quando ho scoperto il cabinato da noi in sede, il cocktail, quindi cabinato cocktail, il tavolino per intenderci, con la Sì. trackball non ci gioco più a casa, non ci gioco più. Per dire, quindi potete la grafica migliore, il sonoro migliore, potete. Poi, un momento, i cabinati si sono evoluti, cioè i cabinati di Beh, Halo, chiaro. oppure quando il nostro amico Mosè, quando era ancora a Tokyo e ci ha fatto fare un giro per le sale giochi di Tokyo e c'erano i cabinati usciti adesso, recenti. È Certo. entrato dentro un pod. Massimo, se non hai visto quel video, vallo a recuperare su IGTV. Vado È entrato a dentro un pod di Gundam che fa paura, ragazzi. Cioè, lui si è seduto, avevi le due manopole, sembrava di stare nella testa del Gundam entrando dentro. Avevi gli schermi sferici che quindi ti davano la visione quasi a 180 gradi, ma anche sia in altezza che in larghezza. È una cosa assurda. E quelle cose lì te le danno solo i cabinati. È ovvio che si sono evoluti anche loro, però sia i cabinati degli anni Ottanta che i cabinati di adesso ti restituiscono una sensazione di gioco che le console di oggi a casa non riescono a darti. È ovvio che giocare a Monkey Island, e qui concludo la mia ringa, giocare a Monkey Island o giocare a The Last of Us non sono titoli che puoi giocare, cioè, in un cabinato, è ovvio. Però È chiaro. il discorso principe è che i cabinati
Arcade ti possono dare ancora oggi, sia i cabinati vecchi che i cabinati nuovi, qualcosa che le console domestiche non, al momento non ti possono dare. Ma infatti, alla stessa stregua, chi ha un bar top in casa è utile per giocarci ai coin op, no? Se ci giochi il bar top al Dreamcast non ha senso. No. Perché no, il Dreamcast bisogna usare un joystick o metterci dentro la PlayStation 2. Joypad, sì, non sì, esatto. Non ha senso, quello è una console. Invece vabbè, entriamo anche nel terreno dei catodici, perché in realtà per quanto siano comodi, pratici, eccetera, eccetera, l'LCD, però per me, io però Massimo lo sai, io sono di parte, però per me il cabinato è comunque un cabinato. Poi vabbè, io qua dentro ho comunque i giochi emulati, perché non ho le PCB dei giochi, ma il mio cabinato è un CRT, cioè per me il gioco... Sì, il problema è che i CRT vanno a morire. A morire, certo. Quello cioè, proprio a livello tecnico, che ormai la produzione sì, no, è spenta. Sì, erano giusto un pochino inquinanti, ma giusto un pochino. Proprio. Ragazzi, mi trovi in discariche. Balloon Fight, non me lo ricordo. Non ho presente. Leggi cosa non mi entusiasmava. Sopra. Aspetta che qua c'è... io sto con... non avevo letto hashtag tubo catodico. No, io non sono così trascendentale, dico vabbè, no vabbè, io non sono è che, anche che per schifo, dire che non è, cioè, però quello che dico io è che è come, non lo so, è come dire, forse te l'ho detto, io sono motociclista, o meglio, posseggo una moto, ma ultimamente la sto usando veramente poco, però un po' come parlare con un motociclista che ti dice io preferisco l'iniezione o preferisco il tubo il carburatore, no? Sono due cose di pensiero differenti, però il gioco arcade sull'LCD a livello proprio tecnico, ciao Michael, grande, a livello tecnico rende meglio piuttosto che un LCD, perché l'LCD fa questo effetto smooth che fa perdere il valore del pixel. Vero. Cioè, non è che una cosa... Beh, certo, ma è come leggere... Allora, io personalmente leggo un libro, o come te ascoltare la musica, no? Il supporto fa la differenza. Poi a livello qualitativo siamo tutti però d'accordo, digitale. Però, per dire... Forse ti facevo l'esempio. Ti facevo l'esempio che però adesso molti si stanno riavvicinando al vinile, perché diventa un po' figo comprare moda. Il vinile. No, è più moda. Il problema è che a me capita che mi vengono e mi dicono ah, guarda che bel vinile che ho preso, perché così sento l'analogico, il calore del vinile. Vabbè. E dico, aspetta Ciccio, perché quel vinile lì è registrato in digitale. E sì, quindi... In realtà, tanto vale che ascolti, no, perché molti il riversamento che viene fatto oggi di quasi tutti i vinili viene fatto digitale. Ci sono però ancora, ti faccio un esempio: adesso è uscita una raccolta di Fleetwood Mac dove è registrato in analogico. Ah, in analogico, ah, figo. Però per dire, no, dipende anche i libri, da chi lo stampa. I libri io personalmente li leggo sul Kindle per praticità. Però comunque se il libro mi piace lo compro poi in cartaceo. A me piace la carta. Hai capito come c'è il concetto? Assolutamente carta. Certo, ma il concetto è quello lì. Televisore Sony Trinitron e una TV monitor ad alta qualità non si vedono i pixel. E no che non si guardo vedono. Guardo l'orologio perché non mi ricordo più se no, sigla... No, in realtà, vabbè, diciamo che se vuoi possiamo anche concludere, ma... No, me lo merito. Instagram ha tolto il limite dei 60 minuti. Io ero anch'io sempre con l'orologio nel salotto. E io che tagliavo sempre a tutti. No, parlavo sciolto. Infatti, stasera parlavo sciolto perché so che ormai Instagram ha superato la soglia dei 60 minuti, quindi non ci sono più. Però poi non vorrei annoiare le persone che ci stanno ascoltando. No, parlo sempre tanto, ragazzi. Chi mi conosce. Sa che personaggio sono, però hai portato un po' di gente che magari non conosce il mio mondo, allora mi piacerebbe far conoscere a loro anche cos'è gli anni 80, certo, perché magari
giustamente magari vedono la pagina Instagram che è Esatto, popolatissima, Facebook, e quelle cose te lì. in realtà è solo la punta dell'iceberg di gli anni Diciamo che 80, no, noi, tant'è che io Instagram non lo volevo neanche, poi mi è esploso in mano, ma noi siamo un magazine, quindi il nostro sito in questo momento ha 1500 articoli da leggere che spaziano dai videogiochi, la musica, ai film, ai telefilm, alla moda, quindi, addirittura alla cucina. Io mi sono messo a fare articoli di Dai! cucina anni 80. Cucina Sì, 8 bit! no, se tu vuoi farti adesso una bella, delle belle pennette con la vodka, Ah, ho trovi la capito! ricetta. Io sapevo la ricetta No, degli orsetti con la vodka, gli orsetti con Mosi, ma forse un'altra ecco, cosa. no, però per dire, perché molti ci seguono sui social e poi magari non leggono i nostri articoli, così è normale, poi perché la gente è molto pigra e quindi leggere. È una grossa di cucina retro, sì, effettivamente sì. Ma perché tra l'altro poi anche quelle sono cose che ritornano di moda. Noi però ci affacciamo sempre agli anni Ottanta, non con il problema di tanti di dire ah, com'era bello, ah, se potessi tornare indietro, ah, no. Noi siamo onesti, tante No, cose vabbè. facevano schifo allora e fanno schifo ancora oggi. O certe cose che funzionavano allora, oggi non funzionano più. È vero. Esempio, il drive-in allora faceva ridere, coi tempi di oggi il Era drive-in una non fa più marchetta ridere. continua, caspita, il drive-in. Per Ma quanto io lo adorassi. anche certi telefilm, ci sono dei telefilm di allora che se li riguardi oggi funzionano ancora, ma la maggior parte hanno dei tempi troppo lenti. Ma guarda, Cioè, ti dico, anche nell'ambito videoludico, arcade, ci sono dei giochi, forse ne abbiamo parlato addirittura con The Oluk, di questa cosa qua. Stavo leggendo, non li seguono perché non li hanno vissuti. No, vabbè, ma sta a noi comunque, lo spirito comunque il sta a nostro noi pubblico è tutta gente di età abbastanza. trasversale, no, vabbè. Però, dicevo, anche nell'ambito degli arcade ci sono dei giochi che sono invecchiati benissimo, ad esempio, ne dico uno perché l'ho pubblicato qualche giorno fa su Facebook ed è diventato virale, tra l'altro, il cabinato originale di Final Fight. Sfido chiunque a giocarlo oggi e dirmi che non è attuale. Chiunque. Può avere qualche rallentamento, qualche difetto, che hanno tutti i videogiochi, anche Death Assolutamente. Stranding ha difetti. Last of Us 2, ieri praticamente uscendo dall'acqua, il mio compagno non aveva le Vabbè. Non mi spoilerare perché devo comprarlo ancora. Beh, ma bello. Però, non se... no, io ho amato il Io primo sto titolo. vedendo Però, per ancora dire, Happy Days. Che beh, Happy Days guarda, è anni 70, eh. io sì, Happy Days sì. Comunque, sempre più serie TV e film stanno riportando in TV la nostra epoca. Sì, ecco, quello che Beh, volevo dire Stranger Things, prima ad esempio. è che noi dobbiamo proprio dire grazie perché questo ritorno a Stranger Things assolutamente ha riportato la grande degli anni 80, facendo un mega mix di tutte le cose degli anni 80, dai Goonies alla sala giochi che Vero, si vede nella terza stagione, scritto, a scritto Ritorno molto al bene, futuro. vero, verissimo, E quindi verissimo. tutte le cose vengono riproposte. No, beh, ma e poi sai cosa? Il discorso ai telefilm, hai citato i telefilm. Io l'altro giorno ho fatto faccio le sfide impossibili, no? E allora ogni tanto tiro fuori dei flipper, dei cabinati, ogni tanto tiro fuori dei cartoni animati, dei telefilm, no? Per dire. Automan, io ad esempio a mio figlio ho fatto vedere Automan, ho fatto vedere Supercar, ho fatto vedere non alla Arancia Meccanica per ragazzi, e mio figlio adesso ha fatto 7 anni, io lo sto coltivando da quando, insomma, da quando ha potuto mettersi davanti alla televisione, però non come Arancia Meccanica. In ogni caso, ho fatto vedere Hazard, gli ho fatto vedere che ne so, che altro ho visto? Beh, Supercar gli è piaciuto molto, Ritorno al futuro, però. Diciamo come telefilm, gli ho fatto vedere quelli e li ha apprezzati molto, no? Quindi in realtà, però, ad Sì. esempio, c'erano dei telefilm che effettivamente erano un po' noiosetti, poi hanno segnato il Ma anche la tempo. prima. Hanno Anche la segnato il comicità, tempo. se Sì, un po' tu somma. pensi ai Jefferson. Semplicemente per ridere, per stare bene. Sì, è vero, perché tutti vanno alla ricerca dei film anni 80. Beh, vabbè, oh, alla fine, ragazzi, qua sopra di me, Massimo degli anni 80. E noi di Arcade Story
portiamo avanti un vessillo storico, mettiamolo così, no? Però il mondo che ci circonda, e Massimo me lo puoi confermare, sta attingendo proprio a secchi dalla cultura anni Ottanta. Ma in tutti i campi, moda, musica, videogiochi, televisione, Lego, quindi anche giocattoli, no? Halloween 2, sì, guardalo, è bello. Io non posso guardare gli horror. No, a me piacciono. Sono impressionato. Piacevano. Diciamo che bisogna pensare che la decade anni 80 è stata molto felice, perché si usciva, soprattutto da noi, dalla decade anni 70, che era buia, gli anni di piombo. Sì, è vero. Insomma, non era proprio... Beh, storicamente, invece, perché... Ma poi è stata l'esplosione del colore, negli anni 80. Cioè, è vero. Il colore. Hai ragione. La TV commerciale, il modo diverso di fare pubblicità. Non c'era più il carosello, c'era la TV commerciale. Il biscione. E quindi è cambiato. Però io dico sempre, bisogna stare molto attenti a parlare, perché poi la decade anni 80 ha molte sfaccettature. Non è tutto bello. Sono stati tantissimi danni. Sì, è vero. Stiamo pagando ancora oggi. Però ahimè. Diciamo che noi parliamo per lo... Cioè, diciamo che almeno... Delle cose allegre. Voi come anni 80 parlate di tutto, quindi affrontate un po' tutti gli argomenti, effettivamente. Noi come Arcade Story, ovviamente, anche per scelta, vogliamo portare avanti solo la questione videogiochi arcade e sala giochi anni 80, quindi in realtà. Che poi, ma poi che aveva su cosa? Forse i soldi li avevamo in tasca tutti ai tempi. Ma pochi. Insomma, vabbè. Ma pochi, ma ci bastavano. Ah, sì. C'era forse adesso, correggetemi se sbaglio, anche in chat, ragazzi, per chi, insomma, è cresciuto in quegli anni lì. Forse c'era anche meno scelta, però. È vero. Rispetto a oggi. Quindi può essere che c'erano pochi soldi in tasca, però ce l'aveva in tasca. Ma è anche vero che oggi, anche se pochi soldi in tasca, c'è talmente tanta roba che poi da un lato è positivo, da un lato è positivo perché hai più scelta, no? Quindi se hai voglia e occhio critico puoi fare una cernita. Dall'altra parte però la troppa scelta è questo vivere mordi e fuggi, no? E mi riporto al mondo dei videogiochi, che praticamente quanti videogiocatori e ragazzi che giocano con le console online, tipo Fortnite, eccetera, eccetera, hanno finito i giochi che hanno comprato. È sparito. Ho detto, ti ho fatto andare via. Non volevo, scusami. Cosa hai tirato fuori lì? È tutto scritto al contrario. No, una Polaroid. Una macchina Polaroid. Vero? Dai. Grazie. Il nostro Instagram. Che figo, c'ha ragione. Hai capito The Oluk l'artista? Ci hai preso. Bellissima. Ma scusa, ma quella è vecchia o nuova? Originale. Caspita, bellissima. Bellissima, veramente. Caspita, è vero. Beh, io le Polaroid, no, non l'ho mai avuta la Polaroid. C'erano, mi ricordo, degli amici alle... No, prova a dire Grillo G. Mamma mia. Sai che ricordo di quell'affare lì? Massi, l'ospedale, mamma mia, per carità, niente di grave, però mi ricordo che era nei giochi dell'ospedale pediatrico dove ero ricoverato da bambino per un interventino delle balle, però comunque sono stato ricoverato una decina di giorni e c'era quello. Ma le ore, le giornate che non ci ho passato con Grillo parlare. Ah. Cosa è tirato fuori? Non so Fallo se lo... parlare, vediamo se ci sono le pile. Scrivi e premi controllo, isola. Mano a caccia. Mamma mia. Che figata. Ma sì, grazie, perché veramente questo ci andava. Ma che dai. No, grazie. Grazie a te. C'era cuore e lo mettevi in ogni cosa che avevi. Sì, è vero.
Ma no, vabbè, ma anche adesso c'è cuore, dai ragazzi. Ho ancora i giochi di quando ero piccoli, i miei nipoti buttano anche quelli di pochi mesi. Ma sì, ma il discorso del buttare era buttare di adesso, è che comunque c'era, c'è tanta scelta, c'è tanta roba, era diverso, è diverso, perché anch'io personalmente avevo dei giocattoli che ci giocavo poco e poi li lasciavo lì. Però era diverso, comunque i giochi in casa, almeno per l'italiano medio, non erano. Poi c'era che stava bene, per dire, io personalmente, da piccolo, non potevo permettermi il Mega Drive e i miei genitori mi comprarono il Master System 2, ad esempio. Ragazzi, siete troppo forti. Se faccio vedere lo Spotify degli anni 80... Facci vedere lo Spotify degli anni 80, dai, tira fuori. Hai qualche vinile a portata? Sì. Mia madre mi faceva sparire tutti i Transformer. Michael, cioè, senti questa, e quando ci vediamo, perché Michael è uno dei ragazzi di Torino che si... Guarda lì. Mia madre mi ha fatto vendere tutti i Masters. No, bellissimo sto disco. Guarda lì. The Oluk, guarda quanta roba. Comunque mi ha fatto vendere tutti i Masters nelle vendite delle pulci. Dai! Che disco è questo qua di Queen? Qual è? Radio Gaga. Ah, che bello. Cavolo. Se vuoi vendicarti, io vengo ad aiutarti. No, dai, Denaro! Grande Denaro! Beh, i ragazzi più giovani lo ricordano per l'Isola dei Famosi. Denaro e aspetta, com'è che si chiama la canzone? Fox? No. Catch the Fox. Mamma mia. Guarda lì. Save the Clock Tower. No! No, questo mi devi dire com'è. Ragazzi, vi do uno spoiler. Tra l'altro, no, è questo? Ma l'hai stampati tu? Dai, fighissimo, no? E tu adesso mi hai fatto parlare per mezz'ora, dovevi tirarli fuori prima sti cosi. No, che viaggio. Bello, caspita. Tra l'altro, a tema Ritorno al Futuro, ragazzi, a breve dovrebbe arrivarmi una cosa, un'altra cosa fighissima. Chi è quella lì? Blondie. Ah, dai. Tanta roba. Guarda te. Beh, raga, però, diciamo... Oh. Aspetta che qua in chat ci sono un sacco di ragazzi, ma anche, ci sono anche dei miei. Racconto, perché loro non lo sanno, io lo so e quindi non mi meraviglio più di tanto. Ma di un attimo cosa facevi e che cos'hai? Cioè la tua collezione, il core di Massimo degli anni 80. Di 10.000 dischi. Ecco, sentite un po' quanti ne ha? Sentite un po'? Cioè, ragazzi, che roba. Pazzia. Fighissimo, veramente. Anche sui vinili ci sarebbe lockdown. No, allora io staccherei perché sono fuori orario. No, benissimo. No, non vorrei mai che il generale, anche a me, qua non è ancora venuto, ma noi uomini sposati abbiamo anche, non facendo le live nello studio, abbiamo bisogno di, occupiamo studi abusivi. Eccolo qua, Wonderboy. Massimo, io in realtà mi hai fatto sentire più che a casa mia, veramente. Meno male. Ti ringrazio per avermi ospitato, sei stato gentilissimo. Spero di non averti annoiato e di non aver annoiato le persone che si sono collegate. Io parlo assolutamente. Quando gli ospiti cerco di stare il più zitto possibile e faccio molta fatica. Però in realtà, guarda, mi ha fatto piacere raccontarti un anche po' a me. Il mio mondo. Grazie, De Luca. Poi però vengo io ospite da te. Assolutamente sì. E quando poi apriremo la sala giochi? No, faremo un secondo round Arcade Story agli anni 80, assolutamente sì. Grazie a tutti ragazzi in chat, siete stati calorosissimi, grazie agli amici che sono passati in questa live fuori casa. Stiamo invecchiando tutti bene, anzi stiamo salendo di livello. C'è ragione, De Olu. Ma sì, grazie mille per avermi dato questa possibilità. Grazie a te. Ovviamente tutti i ragazzi di Arcade Story che sono qua in chat e che si sono collegati,
follow qua, e andate a leggere. Ma anche il contratto. Io sono andato a vedere il loro sito, è molto ben fatto, poi in realtà c'è un lavorone dietro. Sono dei bravi ragazzi, hanno voglia di fare queste cose qua. La passione va premiata sempre, che si parli di videogiochi o di anni 80 in generale. Quindi guai a voi se non mettete mi piace alla pagina del nostro amico qua sopra, ok? Che si è preso anche la briga di invitarmi, vi rendete conto? Che di solito sono io che prendo gli ospiti, ma invece questa volta mi hanno invitato, mi hanno fatto sentire importante, quindi va premiata questa cosa qua. Va premiata. Grazie. Buonanotte Massi, grazie, grazie, buonanotte. Grazie. Ciao a tutti ragazzi.